Ciao a tutti ragazzi, bentornati su questo canale, io sono Black Arrow e con questo video diamo inizio ad una delle novità di questo 2023, cioè dei video in cui vi racconto la mia esperienza in determinate situazioni. E ovviamente potevano iniziare con un tema scottantino come cambio manuale contro cambio automatico, ovviamente no, quindi eccoci qui. Piccola premessa, questo non è un video tecnico, quindi se state cercando un video tecnico dove vi spiego come funziona il cambio manuale, come funziona il cambio automatico, non è questo il video giusto. Perché? Per due motivi essenziali. Il primo è che su YouTube ce ne sono già tanti che spiegano bene come funzionano i cambi manuali e quelli automatici e le diverse tipologie di cambio automatico, e due perché non sono titolato per farlo, quindi su queste cose ci sono già molti video molto più tecnici, molto migliori, molto più comprensibili che vi linko nelle schede qui sopra. Ma nonostante questo, una premessa tecnica è necessaria. Qual è la sostanziale differenza tra un cambio manuale e un cambio automatico? Allora, il cambio serve a far funzionare, ecco, ad agire sulla trasmissione. In parole molto povere, una delle peculiarità dei motori termici è che sono efficienti entro un certo regime di funzionamento. Il ruolo della trasmissione, dunque del cambio, è quello di mantenere questo regime di efficienza costante alle diverse velocità di marcia. E quindi ecco che entra in gioco il cambio, che è sostanzialmente quello che noi intendiamo cambio, noi intendiamo come leva del cambio, è parte di un meccanismo molto più grande che si interpone tra il motore e le ruote, cioè questo meccanismo ad ingranaggi che serve a regolare i rapporti tra i giri del motore e quelli delle ruote. Non vado oltre. Nei cambi manuali questo avviene con la tipica leva del cambio, quindi le varie marce, prima, seconda, terza, eccetera, eccetera, più l'arretro. Nei cambi automatici questo avviene in maniera appunto automatica, senza l'intervento del guidatore. Ci sono diverse tipologie di cambio automatico. Abbiamo il cambio a variazione continua, abbiamo il cambio robotizzato, abbiamo il cambio a doppia frizione, abbiamo poi il cambio a doppia frizione a secco tipico delle ultime Renault. Insomma, tante tipologie di cambio, ma la sostanziale differenza è che in uno dobbiamo innestare le marce, nel secondo no. Io ho avuto la possibilità, l'opportunità di provare a guidare auto con entrambe le tipologie di cambio e vi dico sin da subito la mia preferenza: cambio automatico tutta la vita, tutta la vita. Perché? Perché nonostante magari è bello sentirsi uno Schumacher, un Hamilton, un Verstappen e tanti altri, così non si offende nessuno, tuttavia nel quotidiano noi utilizziamo le auto tendenzialmente in città e non a grandissime velocità, quindi non abbiamo bisogno della precisione di un cambio manuale, perché è uno dei pro quello, perché non andiamo su una pista, cioè non andando su pista, e anche lì secondo me comunque il futuro anche su pista il cambio manuale verrà abbandonato, ma quello è un altro discorso, ne parleremo un'altra volta, però non ne abbiamo di bisogno, non abbiamo bisogno di un cambio manuale. In città il cambio automatico svolta la vita. La svolta perché rende più sicura la guida, rende più sicura la marcia. In città è dove noi cambiamo più spesso le marce, dove scaliamo, aumentiamo quasi di continuo. Quindi non avere la distrazione, il cervello deve fare una cosa in meno, ci consente di stare molto più attenti alla strada e di essere anche molto più precisi con le frenate, che non è cosa da poco. Cioè la differenza si sente una volta che una persona prova un cambio automatico, soprattutto in città. La differenza è palpabile, proprio è netta, di brutto. Pensate banalmente al caso in cui magari bisogna fare una frenata d'emergenza perché all'improvviso un oggetto attraversa la strada o peggio ancora una persona. Bene, una cosa è premere tutto sul freno e l'auto si ferma e non si spegne, che è una cosa che questa non da poco. Un'altra cosa è dover avere il pensiero di abbassare la frizione
tirare giù il freno e scalare le marce. Il cervello deve fare una cosa in meno ed è dunque una guida molto più sicura, oltre che molto più piacevole. Io sono un appassionato del piacere di guida, a me piace sedermi sull'auto e iniziare a fare decine di svariate di chilometri. Ora, una cosa è farle con un cambio manuale, un'altra cosa è di netto farle con un cambio automatico, dove ti godi il piacere di guida, dove proprio puoi permetterti magari di guardare un po' di più il panorama, puoi rilassarti, che è secondo me la cosa migliore nell'auto, perché sei tu, la tua auto, la strada e la velocità. Ovviamente entro i limiti consentiti dalla legge, questo sempre. Però il cambio è un pensiero in meno nei cambi automatici. Dunque, in città tutti i vantaggi, anche nelle lunghe percorrenze come ho anticipato. In autostrada cambia sostanzialmente qualcosa? Sì, cambia qualcosina. Io per esempio mi sono trovato molto più sicuro, e proprio una sensazione di maggior sicurezza con il cambio automatico in autostrada rispetto a quello manuale, perché anche lì stesso discorso, maggior piacere di guida secondo me, maggior comfort di guida, e anche lì non hai lo sbatti banalmente all'uscita autostradale di dover cambiare marcia. Ora voi direte sì, ma sono minuzie, cioè se lo devi fare lo fai, assolutamente sì, però una volta provato non si torna indietro secondo me. Ma in tutto questo c'è un ma, c'è un grosso ma. Perché? Quindi che facciamo? Prendiamo il cambio manuale e lo buttiamo via? No. È una vecchia tecnologia? Sì. È una tecnologia che secondo me ormai è destinata a diventare il passato? Sì, assolutamente. Lo vediamo già nelle city car, lo vediamo già nelle auto di tutti i giorni. Quindi secondo me il cambio manuale davvero tenderà ad estinguersi, ma non solo nelle auto quotidiane, nelle auto da famiglia, ma anche in tanti altri settori, anche nel motorsport, piano piano, anche con l'avvento dell'elettrico, i cambi manuali secondo me andranno a scomparire, perché è una tecnologia vecchia, cioè è inutile girarci attorno, è una tecnologia vecchia che piano piano sta venendo sostituita, ma è una tecnologia che ancora oggi esiste. Quindi bisogna saper guidare un cambio manuale. Io ho imparato a guidare su un cambio manuale, so che la maggior parte delle scuole guida tuttora insegna a guidare su un cambio manuale, e meno male, perché ad esempio io sono stato il tipico caso in cui ho guidato un'auto con cambio manuale, poi cambio automatico, poi la mia auto è stata incidentata e quindi mi hanno dato un'auto sostitutiva con cui io banalmente andavo al lavoro, e questa era un'auto a cambio manuale. Avete visto la recensione della Fiat Panda, no? Che comunque qui bene, quello è proprio il tipico caso dove saper guidare un'auto con cambio manuale mi è tornato utile. Ma non è solo questo, ci possiamo trovare in tante situazioni di vita in cui magari è necessario guidare un'auto a cambio manuale. Pensate a un'auto aziendale, o pensate a un caso di emergenza in cui magari dovete trasportare una persona in ospedale e l'unica auto che avete a disposizione è un'auto a cambio manuale. Quindi il cambio manuale bisogna saperlo utilizzare, anche perché è come andare in bici, una volta che lo imparate non lo dimenticate più. Quindi questo è tutto per quanto mi riguarda, questa era la mia opinione tra cambio manuale e cambio automatico, la mia preferenza direi che è netta e chiara. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto, se il video vi è stato utile lasciate un bel mi piace e condividetelo con gli amici, e soprattutto iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e continuare a seguirmi in questa mia avventura nel mondo dei car, delle auto e delle corse. Io sono Black Arrow e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!